Anche senza, vai. Non si può, però dovete allora darvi una mossa e o lo date subito o facciamo senza. Allora? Eccomi. Buonasera Luciano. Intelligenza o cinismo? O tutte e due? Perché l'avete vinta giocando diversamente? No, no. C'è soddisfazione stasera, c'era soddisfazione nello spogliatoio perché l'abbiamo vinta come pensavamo di poterla vincere. Per cui la squadra doveva saper sfruttare quelle poche occasioni che la Roma avrebbe concesso. Per fare questo c'era da stare attenti a non cadere nelle trappole che ci avevano preparato. Il campo ne era pieno e magari sbagliando qualche palla di più di quello che siamo abituati nella costruzione o nella fase di possesso, però poi mantenendo sempre un ordine che non ha permesso alla Roma di sfruttare queste trappole che aveva seminato per il campo. Il mattino, Bruno, il microfono, devi andare tu là. Ma non c'è qualcuno che organizza questa cosa dei microfoni? Buonasera, no? Mister. No, ci siamo autosufficienti. Posso, Bruno? Sì, mister, buonasera. Le volevo chiedere, il gol di Osimhen è stato insomma una perla, no? Insomma, di rara bellezza. Dalla panchina, anche lei come ha vissuto questo gesto e soprattutto in assoluto come valuta questa prestazione di Osimhen che tornava insomma dal primo minuto dopo tanto tempo e lei ha tenuto in campo tutta la partita. Grazie. Il gol di Osimhen è un pezzo di bravura da calciatore top, quale lui è. L'errore di 5 minuti prima è un pezzo di non bravura di calciatore che è, perché quello di 5 minuti prima era più facile, la palla era in terra, era davanti all'uomo, questa l'ha dovuta scavare, quella posizione qui, andando a interporsi fra palla e uomo, costringendo Smalling a rischiare di fare un fallo che poi sarebbe costato la seconda ammonizione, e l'ha calciata benissimo. Io ho visto un Osimhen cresciuto stasera, perché poi quando gli si dà palla a volte lui, anche se è girato, interpreta che deve fare qualcosa da eroe sempre, invece stasera qualche palla l'ha pulita sulla pressione dei calciatori della Roma, ha aspettato il calciatore a sostegno, l'ha giocata bene e ha permesso di sviluppare tante azioni. Poi si è fatto trovare pronto su molte incursioni, su queste palle giocate dietro la linea difensiva, abbastanza bene, anche se altre non l'ha presa in considerazione, invece c'era possibilità. Però quella lì è vero che è un gol eccezionale. C'è da mettere in evidenza che Politano gliel'ha data benissimo questa palla, è una palla trasversa giocata subito dietro il centrale, che lui ha rubato il tempo e che è stata una giocata fatta di tempi e di qualità che ha premiato poi la squadra. Buonasera. Del Napoli si è detto sempre che è una squadra con grande qualità e che era prevalsa la qualità, ma come questa sera Roma. Sì, no, come la Roma. Sì, no, dico, ma questa sera oltre alla qualità anche la sofferenza e la fisicità per portare a casa una partita del genere. Sì, però questo fatto della qualità poi
mettiamo un po' a posto, la qualità ce l'ha l'Inter, ce l'ha il Milan, ce l'ha la Juventus, ce l'ha la Roma, ce l'ha la Lazio, ce l'hanno tutti. Poi c'è chi la sa più usare, chi la sa meno usare, chi va alla ricerca di altre cose, però sono tutte squadre che hanno qualità, sono tutte squadre che hanno rosa ampia, perché sento parlare anche della rosa ampia del Napoli. Vogliamo vedere la rosa della Roma? Vogliamo vedere la rosa della Juve, dell'Inter, del Milan? Le vogliamo mettere a confronto? Per cui bravi quelli che si sono fatti trovare pronti stasera, anche stasera quando sono entrati, bravi a interpretare la partita così, perché c'era da essere attenti sulle punizioni laterali, sui calci d'angolo, perché loro hanno tutti i giocatori di 1,90 m, tutti i calciatori fisici. Bravi a pulire qualche palla al duello nel mezzo, e Kim e Jesus sono stati maestosi a fare questo. Per cui complessivamente mi sembra una partita vinta meritatamente, dove la squadra ha saputo interpretare la partita che sarebbe venuta fuori e ha saputo sfruttare quei pochi episodi che la Roma ci ha concesso, insomma, ecco. Eccomi. Si prepara il tempo. Ciao Luciano, buonasera. Sono di qua dall'altra parte. Ciao Daniele. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Ma lo fa sempre l'allenatore? Sì. Dove? Te lo dico dopo, che sennò mi rimprovero. No, mi rimprovero. Lo voglio sapere, comandami a loro. In eccellenza, vabbè. In eccellenza. Sì. Come si chiama la squadra? Quarto municipio. La guardo, Va bene, grazie. Non litigare con nessuno, perché tu sei un tipo litigioso. No, voi, io penso di averlo fatta domanda, perché ho visto l'anno sei scorso. Sei abituato a togliere le fasce ai capitani. Quando? No. Mi hanno detto. Vabbè, due anni fa era. No. Vabbè, dicevo, voi però, magari parliamo un po' di voi, che l'anno scorso siete stati espulsi tutti e due, questa volta ammoniti tutti e due. Volevo capire il rapporto con l'arbitro, con la gestione della partita che ci ha avuto l'arbitro. Insomma, alla fine vi siete lamentati tutti, anche con mezza rissa finale. No, vi siete lamentati tutti? No, in campo intendo dire, non qua. Volevo capire il rapporto con il tuo. Io sono stato sempre buono, sempre fermo. Quella volta che mi ha ammonito stavo dicendo a Juan Jesus come comportarsi. È già successo un'altra volta, perché c'era il guardaline di là, ma io parlavo con Juan Jesus, non parlavo con nessuno. Okay. Per poi aveva 50 metri, per cui volevo vedere come faceva a dirgli qualche cosa. Volevo capire se la Roma invece te l'aspettavi così, questa è la domanda. Ma si è parlato fino ad ora, Daniele, la Roma me l'aspettavo così, perché si è detto era una partita piena di trappole proprio per la qualità della Roma di preparare la partita così. La Roma aveva preparato addosso a noi benissimo questa partita qui, voleva andare a giocare velocemente sulle due punte. Se poi invece di essere bravi su queste palle giocate addosso a quei due lì che lasciano a giro per il campo e otto fanno il blocco squadra che difende, due vengono lasciati lì per giocargli palla addosso, come trovano l'appoggio su quelle palle lì, poi si aprono degli spazi che diventa difficile andare a ricomporre avendo tutti i calciatori in giro per il campo. C'è da mantenere quell'equilibrio di quando siamo in fase di possesso, la faccio girare, al momento che perdo palla e loro verticalizzano, io non sono scoperto e sono in preventiva in maniera ordinata, e l'hanno fatto benissimo, per cui quello che dicevo prima delle trappole in giro per il campo l'abbiamo evitate tutte, siamo stati bravi. E la partita l'abbiamo vinta come la pensavamo di vincere, insomma, ecco. Grazie a te. Buonasera, mister. Ciao. Ho in mente l'immagine di quest'estate, lei sul palco in ritiro, con i tifosi un po' arrabbiati del Napoli, perché stava vendendo giocatori. La ritrova adesso qua, 11 vittorie di fila, primo in classifica, primo in classifica in Champions. Lei lo sapeva già su quel palco che poteva finire così, oppure è una sorpresa tutto questo? Ma c'è di mezzo sempre quello che purtroppo, poi dipende che tipi siamo, ma c'è di mezzo un andare a lavorare dalla mattina alla sera, prima di portare in fondo
di fare la sintesi di un discorso come si sta facendo ora. Ci sono settimane dove si va al campo, si tenta di dire delle cose, si sta attenti a far crescere la squadra, a metterla in condizione di sviluppare poi un calcio che gli assomigli da un punto di vista di caratteristiche, di qualità, per cui cioè io ti posso dire di sì, ti posso dire di no, in tutti e due modi direi delle bugie, perché poi se no non avrebbe valore il fatto di tutte quelle persone che vengono a lavorare dalla mattina alla sera, insomma. Ecco. Canale 8 si trova da canale 21. Innanzitutto complimenti mister, volevo chiederle un giudizio sulla prestazione di Gaetano, che mi sembra essere entrato con una buona personalità in un momento complicato, e ancora una volta quanto sono determinanti i calciatori che subentrano, considerando anche l'importanza del passaggio di Politano fatto ad Osimhen. Grazie. Ma secondo me l'incertezza della partita stasera rendeva più complesso decidere i cambi, perché poi sono stato tentato di mettere Raspadori a un certo punto, poi di avere idee differenti, di rilasciare il sistema di squadra in questa maniera qui, ecco. Probabilmente anche stasera i comportamenti della panchina, la concentrazione con cui seguivano l'andamento della partita li ha aiutati a saperla interpretare bene poi quando sono stati dentro. Noi abbiamo in questo momento qui una squadra molto coinvolta anche su quello che è la bravura e la qualità del compagno, cioè oltre che a pensare a quelle che sono le proprie qualità, è disponibile anche a vedere le qualità del compagno e qualche volta a far uso anche delle qualità del compagno. C'è questa compattezza che secondo me è un valore importante, e che se riusciamo a mantenerla, riusciremo a mantenerla, ci darà ancora dei vantaggi. Ecco, Gaetano è un talentino, lo sanno tutti, l'hanno visto l'anno scorso, però in una categoria differente. È entrato, ha fatto bene alcune cose, si è fatto trovare sorpreso da un paio di situazioni dove poi non ha scelto il meglio, perché anche da ultimo al limite dell'area c'era Kvaratskhelia che gli poteva passare a sinistra, era una situazione che lui si liberava dell'attenzione degli uomini, Kvaratskhelia poi gliela ridava e tirava in porta lui, invece ha voluto forzarla lui, è sintomo di personalità perché è andato per far male. Però è anche sintomo di non saper scegliere il meglio, di non essere così maturo da vedere che poi il vantaggio ce l'aveva lui ugualmente. Però questi ragazzi qui sono ragazzi forti, e fino a che si allenano così noi possiamo andare a usarne le qualità, perché hanno qualità. Ultime due, canale 21 e si prepara il tipo 1. Buonasera mister. È l'11ª vittoria consecutiva del Napoli. Che messaggio è per il campionato e che effetto le fa rispetto al fatto che il Napoli è diventata un po' la squadra da battere? Secondo me fa un po' più effetto a lei. Però dà il segnale di aver vinto 11 partite, che quella prossima sarà ancora più difficile. Molto più difficile, proprio per quello che è ciò che si porta dietro, e proprio perché poi involontariamente, come si dice sempre, le nostre vittorie rafforzano da un punto di vista di attenzione, di volontà di non fare brutte figure il prossimo avversario.
e quindi noi dobbiamo essere bravi a metterci ancora qualcosa di più sopra, a mantenere la testa lucida, la testa pulita, perché le partite ce n'è tantissime ancora. Si vede che poi, perdendo un pallone banale come qualcuno abbiamo perso stasera, abbiamo dovuto fare queste corse a perdifiato per rifare questa ricomposizione dentro l'area di rigore e andare a intercettare questi tiri da fuori dall'area a corpo morto, a buttarsi sulle traiettorie che poi non si sa mai come va a finire, e è meglio evitare di perderle quelle palle lì. Per cui c'è da lavorare ancora con più forza, con più serietà, con più ricerca di essere ancora più completi e più precisi. Ultima appuntamento. Buonasera mister, 10 punti dalla Juventus, 8 dall'Inter, 7 dalla Roma, 5 dalle altre due squadre che precedono il Napoli, Lazio e Atalanta, 3 dal Milan. Lei stasera ci deve dare un titolo per definire la stagione fin qui del Napoli, grazie, e spiegarcelo. È che il titolo è che i titoli non si vincono dopo 10 partite. Che partita è stasera il campionato? La undicesima. I titoli non si vincono dopo 11 partite, si vincono a maggio, a giugno, a agosto. Quando finisce il campionato si vincono, per cui ora è quello, il titolo è di mantenere i piedi per terra. Zero presunzione, zero atteggiamenti da fenomeni, si rimangia il nostro panino in treno e domattina c'è allenamento, perché mercoledì c'è il Maradona pieno e noi non possiamo farci trovare lucidi a puntino come un giradischi di quelli vecchi. Grazie, buonanotte.